In questa puntata di Senza Bavaglio ci occupiamo delle patologie, della percentuale di patologie oncologiche, di tumori, per capirci, che riguardano i lavoratori Ilva ArcelorMittal, a dimostrazione che si registra tra i lavoratori dell'Ilva o ex Ilva una percentuale di tumori di gran lunga paurosamente superiore rispetto alla media cittadina, a dimostrazione del fatto che Ilva ArcelorMittal uccideva, continua ad uccidere e continuerà ad uccidere, a dimostrazione che è una fantasia, è una cretinata quella di dire ma i tumori come ci sono a Taranto, ci sono in altre parti d'Italia, è una puttanata, passatemi l'espressione volgare, perché non solo la percentuale dei tumori a Taranto, e lo diranno le cifre, è superiore rispetto alle città italiane, ma i tumori che riguardano i lavoratori dell'Ilva, questa percentuale è ancora più elevata. E allora a questo punto tutto questo discorso servirà a smentire la tesi di dire e se chiude l'Ilva cosa facciamo? Se chiude l'Ilva probabilmente, sicuramente ci saranno meno tumori e noi vivremo di più. Questa è la realtà nuda e cruda, perché oramai è un disco rotto, è un tormentone sentire questa espressione. Ma chiude l'Ilva, ma se chiude l'Ilva, le famiglie cosa dovranno fare? Dovranno andare a rubare i padri di famiglia che lavorano lì? Cosa dovranno fare? I padri di famiglia che lavorano all'Ilva vivranno di più, potranno godersi la moglie ed i figli. Non dico chiacchiere, qui abbiamo dei dati che sono stati resi noti dal Sole 24 Ore, che è il giornale di Confindustria, completamente, passatemi l'espressione, asservito alla grande industria. E infatti, si parla appunto degli incidenti, parliamo di incidenti sul lavoro. E Taranto è la prima per vittime di tumori in tutta Italia, per come appunto vittime di tumori, Taranto è la prima. Vi dico alcune cifre. Allora, è stato fatto uno studio complessivo, qui ci sono i dati, nell'ambito, lo studio riguarda la giornata mondiale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, promossa dall'International Labour Organization. Questi sono dati di aprile e poi c'è stato l'Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro che ha dato il suo contributo. Allora, andiamo per ordine. In Italia nel 2018 ci sono state 59.585 malattie professionali denunciate. Di queste 59.000, 2.461 sono tumori di lavoratori che hanno contratto la patologia oncologica sul lavoro. Di questi 2.461 in tutta Italia, Taranto ha il primato perché nel 2018 si sono registrati 164 casi a Taranto, 106 a Napoli, 97 a Milano. Allora non venitemi a dire, per cortesia, che a Taranto si muore come a Napoli e a Milano di tumore per i lavoratori appunto questo caso dell'Ilva, assolutamente no. 164 morti ammalati a Taranto. Primato record. Taranto, prima città in Italia per vittime di tumori, come appunto considerando i lavoratori come lavoratori. E si è visto dai dati dell'ONA che i lavoratori impegnati in Ilva, ci sono per quanto riguarda i lavoratori impegnati in Ilva, c'è una percentuale del 500% in più rispetto alla media della popolazione tarantina. Quindi Taranto ha il primato di malattie neoplastiche, appunto, come lavoratori in Italia. E poi si è visto che la media, no? La percentuale
di chi lavora in Ilva e si è ammalato di cancro, questa percentuale è enorme e straordinariamente superiore rispetto alla media, appunto, cittadina, perché stiamo parlando di una percentuale del 500% di casi in più rispetto alla media della popolazione. Ma penso che i dati parlino da soli. Cioè, mi venite a dire che l'Ilva deve continuare, c'è il terrore che Ilva ArcelorMittal, tanto è la stessa schifezza, che il terrore che sussiste il terrore che a un certo punto ArcelorMittal vada via. Ebbene, davanti a queste cifre cosa dobbiamo dire? Io ora questo discorso lo rivolgo non alla città in generale, o meglio alla città in generale, ma ai lavoratori dell'Ilva ArcelorMittal. Voi avete paura che l'Ilva possa chiudere, ma voi dovreste pregare giorno e notte per la chiusura. Perché voi, signori cari, voi siete condannati ad ammalarvi di cancro, siete candidati al tumore, lo capite o non lo capite? Questi sono i dati che parlano chiaro, più 500% in più di casi, questa è la percentuale. Significa che tu entri là dentro e solo il Padre Eterno ti può salvare da un tumore, perché la casistica è quella. E il Padre Eterno probabilmente non ti salva neanche, perché dice te lo stai creando con le tue mani il male. Quindi dobbiamo distruggere la mentalità di dire se chiude l'Ilva come facciamo, dove andiamo a mangiare. Partite dal presupposto che Ilva ArcelorMittal è uno strumento di morte. E questi sono i dati di mortalità. Capiamoci. Ora, lo ripeto, a costo di essere, qualcuno potrà dire, rimbambito o con problemi di sclerosi cerebrale, arteriosclerosi. Signori, qui non stiamo parlando dei tumori a Taranto in generale, stiamo parlando dei tumori che riguardano i lavoratori dell'Ilva ArcelorMittal, di chi va nello stabilimento. E nello stabilimento ora non solo si muore per incidenti, e abbiamo vista la fatiscenza assoluta delle strutture, ma si muore di cancro. Ma lo volete capire o no? Lavoratori dell'Ilva, voi amate la vostra moglie, vostro padre, vostra madre, i vostri figli, pensate quello che potrà accadere. Andate a fare un giro, una visita all'oncologia di Taranto, al Moscati, fatevi un giro, e quei coglioni, scusatemi l'espressione volgare, che dicono se l'Ilva chiude come dobbiamo fare, ecco io li porterei lì, all'oncologico di Taranto, al Moscati, a far capire come si butta il sangue, come si muore di cancro a causa di Ilva ArcelorMittal. Questo dovrebbero capire. Scusate lo sfogo, ma la vita prima di tutto. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.